Perché queste catene? La tradizione vuole che nel 1392, regnando Martino il Giovane, tre malcapitati furono riconosciuti colpevoli e condannati a morte. Mentre le guardie conducevano i prigionieri verso il patibolo, costruito nella zona del porto a Palermo, la Vergine Madre Santissima, riconosciuta la loro innocenza o per pietà verso di loro pentiti, fece aprire le cateratte dei cieli con tuoni, fulmini e fece cadere copiosissime acque dall'alto. La scorta con i prigionieri trovarono rifugio nella chiesetta di Santa Maria del Porto e furono costretti a rimanere l'intera notte a causa del terribile temporale che fuori imperversava. Il giorno successivo, quando le guardie si svegliarono, grande fu il loro stupore, perché i ceppi che cingevano i polsi dei prigionieri erano stati aperti e i condannati lasciati fuggire. Naturalmente l'accaduto fu raccontato alla coppia reale. Il re, rendendosi conto del miracolo, si recò personalmente sul luogo dove sorgeva la chiesetta e constatare dunque di persona dove era successo il miracolo. In quel luogo medesimo fu eretto un sontuoso tempio dedicato a Maria, diventata ormai della catena.
lo terrore in già tutta Castiglione, da tanti orna l'Etna portava. Come fossero corpo di cannone, erano le boate in già la lava, mondo di fuoco, cinderi e carbone, fumo che a nuvolone se innalzava, calava del soggenno cielo fuoco, delle conciate, lo più bello loco. Coraggio, Castiglione, non rammenti quanti voti tu fusti liberata. Non hai amato i grandi e onnipotenti, a cui tu fusti sempre consacrata. Ricorri ad Idda, con una fede ardente, ricorri con fiducia illimitata. Ed Idda, che la madre dell'amore, ti libera di tanto gran dolore. È già notte, quando la processione col simulacro della Santa ritorna sui suoi passi.